simulazione matematica e fisica, simulazione d'esame MIUR, questionario, primo quesito. Spira a forma di parabola, equazione y uguale a x quadrato, immersa in campo magnetico uniforme B, perpendicolare al piano della parabola. Qui è disegnato con una croce, io immagino che sia un campo B entrante. Nel foglio, all'istante 0, una barretta inizia a traslare lungo la parabola, questa è la barretta, partendo dal vertice con accelerazione costante in alto. Qui l'accelerazione è indicata con la W per distinguerla dalla A, che è il coefficiente che ci dà l'apertura della parabola. Determina la FEM indotta sulla spira in funzione della Y. Fermate qui il video e cercate di risolverlo da soli. Poi lo svolgimento lo guardate dopo. Questo è lo svolgimento, la barretta che sale con velocità istantanea V variabile perché cresce nel tempo, in quanto la barretta accelera in alto, W l'accelerazione, il campo B sono tutte queste crocette che entrano e in un generico istante l'asta si trova ad altezza Y. Nella spira, che ha la forma di questo segmento di parabola, si induce una forza elettromotrice perché varia in ogni momento il flusso magnetico che attraversa appunto questo circuito. Quindi scriviamo la seconda equazione di Maxwell, legge di Faraday, Neumann, Harry, Lenz. La forza elettromotrice indotta è meno la derivata rispetto al tempo, quindi la rapidità di variazione del flusso magnetico attraverso questo circuito che ha questa forma qua. Siccome il campo B entra nel foglio, la cosa più logica è orientare questo circuito in senso orario. Quindi quando percorriamo il circuito in senso orario ha segno positivo e perciò il vettore superficie di questo circuito entra anche lui nel foglio, come indicato da questa X. Per quale motivo si origina questa forza elettromotrice indotta? Perché aumenta il flusso magnetico, è un flusso positivo, in quanto sia il campo B che il vettore superficie di questo circuito entrano nel foglio, come indicato da queste due X. È un flusso che si calcola, come sempre, con il prodotto scalare BS, quindi BS coseno dell'angolo, l'angolo tra questi due vettori BS è 0 perché sono due vettori entranti nel foglio, quindi è un flusso magnetico dato da B per S. È un flusso positivo che aumenta in quanto anche se B non cambia l'intensità del campo magnetico, però cambia l'area del circuito, infatti con la barretta che si sposta in alto quest'area aumenta. Quindi la spira, il circuito avverte un aumento del flusso magnetico che l'attraversa e quindi reagisce generando un campo B indotto che ho disegnato adesso che esce dal foglio in modo tale da contrastare l'aumento di linee di B che invece entravano nel foglio, che attraversavano la spira. Quindi per generare questo B indotto uscente la corrente deve scorrere in senso antiorario, avrà quindi un segno negativo perché ricordiamo che avevamo scelto come verso positivo quell'orario. Per far scorrere la corrente in senso antiorario la spira genera un campo elettromotore indotto nell'asta, un campo elettrico che è rivolto verso sinistra in modo tale da spingere la corrente verso sinistra, corrente come al solito costituita da un movimento di cariche positive immaginarie. La forza elettromotrice indotta è la circuitazione di questo campo elettrico lungo la spira. Siccome la circuitazione la dobbiamo percorrere in senso orario, incontriamo il campo elettrico nel verso opposto e il campo elettrico inoltre è tutto concentrato nell'asta, quindi questa circuitazione del campo elettromotore indotto è semplicemente E per L con il segno meno, perché lo incontriamo, noi andiamo verso destra nell'asta e il campo elettrico lo incontriamo a sinistra, L è la lunghezza dell'asta. Inoltre sappiamo già che per la forza di Lorentz questo campo elettrico è dato da VB, essendo V la velocità con cui scorre in alto la barretta e B il campo esterno. Questa è l'analisi fisica per capire per quale motivo nasce la forza elettromotrice indotta. Per colpa della rapidità di variazione del flusso magnetico attraverso il circuito. Siccome questa variazione è positiva perché il flusso magnetico aumenta, la forza elettromotrice indotta è negativa. Come si vede dal segno meno, e è negativo anche il campo elettromotore indotto perché va verso sinistra, mentre il verso positivo era nella barretta era verso destra. Anche la corrente ha segno negativo perché gira in senso antiorario. Abbiamo calcolato il flusso magnetico, dobbiamo derivarlo in modo da calcolare la forza elettromotrice indotta.
siccome il campo B non varia, BS, B non varia, invece l'area sì, allora la derivata del flusso magnetico è B costante per S punto. Cioè dobbiamo tener conto solo della variazione dell'area. Se fosse anche B variabile nel tempo, quindi immaginiamo che B aumenti o diminuisca di intensità, allora noi avremmo due quantità variabili, sia l'intensità di B che l'area S della spira che cresce, e quindi la derivata del flusso magnetico sarebbe la somma di questi due termini, perché è la derivata del prodotto di due funzioni. Quindi attenzione, non è il prodotto delle derivate, ma è la derivata della prima funzione per la seconda non derivata più la prima funzione non derivata per la derivata della seconda. Comunque qui il campo B non varia e quindi la formula che serve a noi è questa. A questo punto però dobbiamo calcolare l'area, perché la dobbiamo derivare, e l'area della spira è l'area di questo settore parabolico che, conoscendo già il risultato che aveva già scoperto Archimede, l'area di questo segmento parabolico è i 2/3 di questo rettangolo, cioè 2/3 del rettangolo in cui il segmento parabolico è iscritto. Se uno non si ricorda di questa relazione, può comunque ricavare che l'area del segmento parabolico è i 2/3 del rettangolo attraverso il calcolo integrale, e questo approfondimento lo vediamo dopo alla fine. Quindi diamo per scontato che l'area S della spira è i 2/3 del rettangolo che ha per area 2x per y. Infatti questa è la posizione della spira in un momento generico, in un istante t, si trova ad altezza y, e i punti di contatto tra la barretta e la spira si trovano in posizione meno x e più x. Quindi la barretta, che è lunga L, in questo caso L è 2x. Perciò l'area del settore parabolico è i 2/3 dell'area del rettangolo, cioè di 2x per y, cioè i 4/3 xy. Di questa area dobbiamo fare la derivata rispetto al tempo, di s su dt. Quindi dobbiamo fare la derivata di x per y. Ma siccome il testo vuole espressamente che tutto sia espresso in funzione solo di y, dobbiamo ricavare la x in funzione di y. Lo possiamo fare invertendo l'equazione della parabola, quindi ricaviamo x uguale alla radice quadrata di y su a, e andiamo a sostituire qua al posto di x. Portiamo fuori 1 su radice di a, che è una costante, e abbiamo quindi la derivata di y alla 3/2, che fa 3/2, y a 1/2, alla 1/2, e poi ricordiamo che bisogna anche derivare la y, perché la y è funzione del tempo. La y infatti sta a indicare l'altezza della barretta che cresce nel tempo, quindi dobbiamo moltiplicare per y punto. Fatte quindi le semplificazioni, la rapidità con cui varia, aumenta l'area di questa spira parabolica è 2 diviso radice di a per radice di y per y punto, dove y punto è la velocità con cui sale la barretta, velocità istantanea variabile. Infatti è la rapidità con cui varia la y, quindi è la velocità in alto. Questa velocità in alto v è data da omega t, wt. Ricordiamo che w è l'accelerazione della barretta, quindi è l'accelerazione per il tempo. Il motivo per cui la velocità è uguale all'accelerazione per il tempo è perché il moto è rettilineo uniformemente accelerato. Questo tipo di moto uniformemente accelerato è descritto infatti da due formule, una che ci dà la velocità in funzione del tempo, che appunto è accelerazione per tempo, e l'altra formula ci dà la posizione della barretta nei vari istanti di tempo. E questa seconda formula è y uguale y0, che è la posizione di partenza all'istante 0, per noi è 0 perché la barretta parte da y uguale 0. E poi c'è questo termine v0t, v0 è la velocità all'inizio, cioè all'istante 0, e questa velocità all'inizio è 0 perché il testo dice la barretta inizia a muoversi quando sta qui sul vertice della parabola, quindi vuol dire che parte da ferma. Quindi v0 uguale a 0, rimane perciò soltanto l'ultimo termine, 1/2 w t alla seconda, quindi 1/2 accelerazione tempo al quadrato. Questa è la formula che ci dice in ogni istante t a che altezza si trova la barretta. A noi però non serve la posizione, serve la velocità, che se uno non si ricorda questa formula accelerazione per tempo, la può comunque ricavare derivando la posizione, basta derivare y e ottenere così y punto, la derivata rispetto al tempo.
di y. Se andiamo a derivare queste, infatti otteniamo subito l'accelerazione per il tempo. Dopo alla fine vedremo un approfondimento per ricavare queste due formule nel caso in cui non ce le ricordiamo. Le ricaviamo attraverso le integrazioni. Dunque torniamo alla derivata dell'area. Abbiamo detto che era 2 diviso radice di a, radice di y, e al posto di y punto mettiamo l'accelerazione per il tempo. Ma ancora non abbiamo finito, perché andava espressa s punto in funzione di y, non di t. Quindi dobbiamo esprimere t in funzione di y, e lo possiamo fare proprio utilizzando questa formula, cioè la formula della posizione della barretta nel tempo. Perciò ricaviamo t con la formula inversa in funzione di y, e l'andiamo a sostituire qui. Otteniamo quindi s punto, o ricopiamo tutti gli altri termini, e l'accelerazione, al posto di t mettiamo radice di 2y su w, quindi qua sopravvive una radice di w, eccola, radice di y per radice y fa y, rimane un 2 radice di 2 e rimane radice di a al denominatore. Questa quindi è la rapidità con cui aumenta l'area della spira parabolica, espressa però non in funzione del tempo ma in funzione di y, così come voleva il testo del quesito. A questo punto abbiamo praticamente finito, perché noi dovevamo calcolare la forza elettromotrice indotta, che era data da meno la rapidità di variazione del flusso magnetico, quindi è data da meno bs punto. F uguale meno bs punto, F uguale meno B, al posto di S punto mettiamo l'espressione appena calcolata, cioè questa, e quindi otteniamo questa espressione qua, meno 2B, la radice quadrata di 2 accelerazione diviso il coefficiente A della parabola per Y, e questa è la FEM in funzione di Y che era richiesta dal quesito.